Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In nome di Allah, il misericordioso e il clemente. Il nostro sermone oggi porta il titolo La buona compagnia e il suo impatto sulla costruzione della personalità. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che disse nel suo nobile Corano: gli amici quel giorno saranno nemici l'uno dell'altro, tranne i pi. E testimonio che non c'è una divinità oltre ad Allah, l'unico senza alcun socio, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. L'essere umano è socievole per natura. Vive nella sua società da cui influenza e a cui reagisce. Questo attraverso le sue caratteristiche ben distinte da quelle degli altri. Questa alterità e distinzione hanno la loro influenza sul pensiero e sulla condotta dell'uomo e sono la causa della determinazione del suo destino e della sua felicità, sia nella vita mondana che in quella dell'aldilà. Certamente abbiamo bisogno di una personalità sana, caratterizzata dai più sublimi sensi umani e alti gradi di patriottismo per formare una generazione che costruisce e urbanizza senza distruggere o demolire, e prevale l'interesse del suo paese su tutto il resto. La buona Sharia comanda di formare bene la personalità per essere consapevole dei pericoli e affrontare le difficoltà della vita, preservando sezioni e sovrasezioni. Allah, gloria a Lui, disse: temete la fitna, essa non insidierà solo coloro che sono stati ingiusti. Sappiate che Allah è severo nel castigo. La Sharia richiede di avere una personalità rassicurata, modesta, consapevole dell'ovvia verità, che segue la retta via e non si lascia coinvolgere dagli pervertiti. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: non dovete essere bedisti qui, dicendo: se le persone sono buone, allora saremo buoni, e se sbagliano, allora sbaglieremo. Piuttosto decidete: se le persone sono buone, allora dovete essere buoni, e se sono malvagi, allora non comportatevi ingiustamente. Uno dei buoni fattori della costruzione della personalità è la buona compagnia. L'uomo è influenzato dal suo compagno ed è ispirato dal suo atteggiamento oltre che praticamente. Cioè, è dimostrato dalla legge islamica, dalla religione, dalla ragione, dall'esperienza, dalla realtà e dalla visione della Sharia islamica. Una buona compagnia è importante nella costruzione della personalità sana, che è utile alla propria religione, alla propria patria e alla propria società. È così che il profeta, pace e protezione di Allah su di lui, educava i suoi onorevoli compagni, tra i quali c'era Abu Bakr il Verissimo, che Allah si compiaccia di lui, che diede il miglior esempio di buona compagnia e sincerità. Quando i miscredenti della Mecca vennero da lui per dire: il tuo compagno Muhammad afferma di essere portato in un viaggio notturno il giorno prima a Gerusalemme e poi tornò lì la stessa notte, Abu Bakr rispose: se lo dice è sincero, lo credo anche nelle rivelazioni del cielo. Era l'atteggiamento dei compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, tra loro. Rappresentavano il migliore esempio in buona compagnia basata su una fratellanza, altruismo, fedeltà, unione, lavoro positivo, entre clemenza e entre affetto. Secondo An-Nu'man ibn al-Bashir, che Allah sia contento di lui e del suo padre, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: è in materia di affetto, buona compagnia e clemenza, credenti assomigliano a un corpo compatto di cui, se un arto soffre, gli altri
gli altri arti lo allevano con veglia e febbre. La buona compagnia ha una grazia sia nella vita mondana che nell'aldilà. Il profeta, pace e benedizione di Allah su lui, disse: Allah, gloria a lui, ha degli angeli in movimento, nubili che continuano le sessioni di evocazione. Quando cadono su uno di loro, si siedono con gli evocatori, si circondano a vicenda con le ali fino a riempire ciò che è tra il cielo e la terra. Quando finiscono, si disperdono e salgono verso il cielo. Onnisciente di ciò che fanno, Allah, gloria a Lui, li interroga: Da dove venite? Rispondono: Veniamo da alcuni dei tuoi servitori sulla terra. Ti glorificano, ti lodano, dicono che Allah è il più grande, nessuna divinità tranne Allah, e ti invocano. Allah disse: Come mi stanno chiamando? Gli angeli rispondono: Ti chiedono il tuo paradiso. Allah risponde: L'hanno visto, dicono, ma no. Allah chiede di nuovo: Come faranno se lo vedono? Gli angeli riprendono: E cercano aiuto da te. Allah chiede: Cosa? Gli angeli rispondono: Hanno paura del tuo inferno. Allah risponde: L'hanno visto, dicono, ma no. Allah chiede di nuovo: Come faranno se le vedono? Gli angeli rispondono, riprendono e ti chiedono perdono. Allah dice: Li ho perdonati e li proteggerò dall'inferno. Gli angeli dicono: Probabilmente c'era tra loro un tal servitore peccaminoso. Ha ben abbassato la loro seduta e si è seduto con loro. Allah risponde: L'ho perdonato anche io. Sono persone i cui compagni non sono infelici. Tra i frutti della buona compagnia c'è il fatto che rappresenta una causa dell'amore di Allah, gloria a Lui, e dell'accesso al paradiso. Secondo Abu Huraira, che Allah sia contento di lui, il profeta, pace e benedizione di Allah su lui, disse: Un uomo ha visitato suo fratello in un villaggio diverso dal suo. Allah ha messo un angelo sulla strada. L'angelo gli ha chiesto: Dove stai andando? L'uomo rispose: Voglio andare a trovare un fratello in questo villaggio. L'angelo continuò: C'è qualche favore che ti ha fatto e vuoi premiarlo? L'uomo rispose: Ma no, semplicemente lo amo per Allah, gloria a Lui. L'angelo disse: Sono l'inviato di Allah per informarti che Allah ti ama per l'amore che porti per tuo fratello nel suo cammino. La compagnia dei giusti porta ad essere radunati con loro nell'ultimo giorno. Secondo Anas ibn Malik, che Allah sia contento di lui, un uomo chiese al profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: Quando è l'ora, cioè l'ultimo giorno? Il profeta rispose: Che cosa hai preparato per essa? L'uomo disse: Nient'altro che il mio amore per Allah e il suo messaggero. Il profeta rispose: Sarai con ciò che ami. Anas disse: Mai siamo stati contenti di una notizia come eravamo del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Sarai con ciò che ami. Amo il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Abu Bakr e Omar, e desidero stare con loro attraverso questo amore, anche se non facendo come loro facevano. Beato l'imam Shafi'i quando dice: Adoro i virtuosi anche se non sono di loro, posso io, grazie a loro, ottenere l'intercessione. Odio quelli la cui attività è la disobbedienza, anche se la nostra merce è la stessa. La compagnia del virtuoso ha anche il frutto di ricordare Allah, gloria a Lui, e dare il bene nella vita mondana e in quella dell'aldilà. Secondo Ibn Abbas, che Allah sia contento di lui e di suo padre, chiesero: Quali sono i migliori dei nostri compagni? Il profeta rispose: Riguarda coloro la cui vista ti fa ricordare Allah, le sue parole aumentano la vostra scienza e il suo lavoro ti fa ricordare l'aldilà. Il buon compagno è lo specchio di suo fratello, lo incita alla verità, le proibisce il male e ama per lui ciò che ama per se stesso. Allah, gloria a lui, disse: Bel tempo, è vero l'uomo è in perdita, eccetto coloro che credono e compiono il bene.
Vecendo velumente si raccomandano la verità e vece vende velumente si raccomandano la pazienza. Secondo Anas, che Allah sia contento di lui, il profeta pace e protezione di Allah su di lui disse: aiuta tuo fratello se subisce ingiustizia o se è ingiusto. Chiesero: o messaggero di Allah, sappiamo come aiutarlo se subisce l'ingiustizia, ma come aiutarlo se è ingiusto? E il profeta rispose: impedirlo di fare il male agli altri, e questo è l'aiuto. Questo è ciò che fa il compagno virtuoso che trova il suo compagno lontano dalla verità, dove si inchina per obbedire a Satana. Lo consiglia, le mostra la verità, le dice che cosa deve fare e lo avverte contro le conseguenze della sua allontananza da ciò che piace ad Allah, gloria a Lui. A questo proposito, Allah, gloria a Lui, disse: Lì rispose il suo compagno, argomentando con lui: Vorresti rinnegare colui che ti creò dalla polvere e poi dallo sperma e ti ha dato forma dell'uomo? Per quanto mi concerne, è Allah il mio Signore e non associerò nessuno al mio Signore. Conveniva che entrando nel suo giardino, decisse: così Allah ha voluto, non c'è potenza se non in Allah. Sebbene tu mi veda inferiore a te nei beni e nei fili, può darsi che presto il mio Signore mi dia qualcosa di meglio del tuo giardino e che invii dal cielo una calamità contro di esso, riducendolo a nudo solo, o che l'acqua che le irriga scenda a tale profondità che tu non possa più raggiungerla. Fu distrutto il suo raccolto ed egli si torceva le mani per quello che aveva speso, e i pergolati erano distrutti. Diceva: ah, se non avessi associato nessuno al mio Signore. Beato il poeta che disse: il tuo vero fratello è colui che è accanto a te, che sopporta il male per farti divertire, e chi, quando le piaghe ti hanno colpito, si disperde per preservarti intatto. Se la buona compagnia ha i suoi frutti sia nella vita mondana che nell'aldilà, anche la cattiva compagnia ha una cattiva influenza sulla costruzione della personalità negativa, distruttiva e delinquente. Questo ha degli effetti gravi e corruttivi nella vita mondana e quella dell'aldilà. Questa cattiva compagnia distrugge la nobile etica, cancella la buona morale e corrompe i giovani, mina il lavoro, diffonde voci e diffonde i disordini. E il cattivo compagno cerca di fuorviare il suo compagno con cattive credenze e pensieri distruttivi. Il nobile Corano ci presenta una scena ovvia del cattivo compagno dicendo: si rivolgeranno gli uni agli altri, interrogandosi. Uno di loro dirà: avevo un compagno che mi diceva, sei uno di quelli che credono, quando saremo morti, ridotti a polvere ed ossa, dovremo rendere conto. E dirà: volete guardare dall'altro? Guarderà dall'alto e vedrà l'altro in mezzo alla fornace. Lì griderà: per Allah, davvero stavi per causare la mia rovina? Senza la benevolenza del mio Signore sarei stato certamente uno dei dannati. Siamo dunque morti solo di quella prima morte e non subiremo alcun castigo. Davvero questa è la beatitudine immensa. A tal fine agiscano coloro che agiscono. Allah, l'Altissimo, disse anche: il giorno in cui l'ingiusto si morderà le mani e dirà: ma disgraziato, ah, se avessi seguito la via con il messaggero, guai a me, me disgraziato, se non avessi scelto il tale ver amico, sicuramente mi ha sviato dal munito. Dopo che mi giunse, in verità Satana è il traditore degli uomini. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ci dà l'esempio del compagno malvagio dove lo paragona al fabbro, dicendo: l'esempio di un buon compagno pio e uno cattivo è quello di una persona che trasporta moschee e
un altro che soffia un paio di mantici. Chi trasporta moscheo ti regalerà un po' di profumo e ne comprerai un po' da lui, o ne avrai un buon odore. Ma chi soffia un paio di soffietti ti brucerà i vestiti o avrai un cattivo odore da lui. La cattiva compagnia è uno strumento di distruzione e ingiustizia verso se stessi e l'altro. Il compagno più pericoloso è colui che cerca di attrarre gli altri verso i gruppi distruttivi e fuorviati che chiedono distruzione e corruzione sulla terra. A ciò si aggiunge quello che attira verso il percorso dei narcotici sia verbalmente che praticamente. I due tipi di compagni portano l'uomo sulla strada dell'abisso e dell'ira di Allah, gloria a Lui, sia nella vita mondana che nell'aldilà. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me e che per voi. Allode, seguitando, lode ad Allah, Signore dell'universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno, quindi ai miei fratelli nell'Islam. Dobbiamo tutti stare attenti ai cattivi compagni per evitare di socializzarci con loro. Allah, gloria a Lui, disse: Certamente nel libro è già stato rivelato, quando sentite che vengono smentiti e sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi con coloro che fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sarete come loro. In verità Allah radunerà tutti gli ipocriti e miscredenti nell'inferno. E Allah disse anche: quando li vedi immersi in discussione sui nostri segni, allontanati finché non cambiano argomento. E se Satana fa sì che qualche volta dimentichi, appena ti sovvieni, non restare oltre in compagnia degli ingiusti. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: L'uomo inevitabilmente segue l'idoneità dei suoi compagni, che ognuno di voi sceglie il proprio. Disse anche: Prendi come compagno solo il credente e servi la tua ospitalità solo ai pii. Abdullah ibn Mas'ud, che Allah sia contento di lui, disse: Misura le persone secondo i loro compagni, perché l'uomo prende come amico solo ciò che gli piace. Piato il poeta che disse: Se fai parte di un gruppo, scegli i compagni giusti, non prendere l'amico più malvagio, perciò berisce con loro, non indagare sull'uomo, informati piuttosto sul suo compagno. Ogni compagno assimila l'atteggiamento del suo compagno. Costruire la personalità attraverso una buona compagnia è una responsabilità condivisa che l'intera società deve assumersi. A questo proposito, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Siete tutti responsabili, ognuno di voi è padrino. Il governatore è responsabile della sua gente, l'uomo è responsabile della sua famiglia, la donna è responsabile della sua casa, il servo è responsabile della proprietà del suo padrone. È necessario prestare particolare attenzione all'educazione e prendersi cura della generazione attraverso la famiglia, la scuola, la moschea, gli istituti educativi e sociali, intellettuali e dei media. Tutti gli sforzi devono essere fatti per immunizzare i giovani contro il pensiero delinquente da parte dei gruppi ingannevoli e distruttivi. La cura dei nostri figli e giovani condividendo i loro compagni è una grande responsabilità per noi. Allah, gloria a Lui, disse: O tu credi che credi, proteggi se stesso e le sue famiglie dal fuoco. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Allah interroga ciascuno di voi sulla propria responsabilità, indipendentemente dal fatto che abbia adempiuto o meno ai doveri, al punto che l'uomo sarà interrogato dalla sua famiglia. O Allah, concedici una buona compagnia e il suo buon frutto.
O Allah, Signore dell'universo, grazie dell'ascolto.